Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Gem. Oggi siamo tornati su Farming Simulator. Iniziamo subito con un incidente. Col vendere anche dell'erba che ho raccolto anche off camera per anche non annoiarvi troppo, per andare più avanti nel corso del video. Ah, non ho finito comunque. Pensavo che il rimorchio si fosse, diciamo, scaricato del tutto. Ok, ora vado a prendere l'altro rimorchio con l'erba, la vado a vendere e ci vediamo. Comunque volevo dire che l'altro ieri, mentre ero off camera, mi sto preparando per un video, apro il gioco, devo fare un video in coppia, apro il gioco mentre sistemavo le cose con un mio amico. Sistemo la connessione, cose per collegarci. Apro il gioco, entro nella partita e mi arriva un'offerta per il mais. Quindi chiudo il gioco l'accetto, chiudo il gioco, salvo, chiudo il gioco e poi quando lo riapro, quando rientro nella partita, non c'era più l'offerta. Io non lo so, dovevano sistemargli questi bug. Adesso non li sistemeranno più perché comunque la Giant Software non gli farà più niente di farming, però è un bug abbastanza importante. Comunque io direi che se funziona il bug, quello del... No, non funziona. Che volevo seminare col furgoncino. Quindi adesso prendo questo trattore, anche se è più potente, uso questo così mi sbrigo prima. Prendo questo trattore e vado a seminare il terreno, quello che già era concima è concimato da tanti tanti episodi. Intanto faccio il pieno. Mentre che ci sono, faccio il pieno anche di semi. Perfetto. Perfetto. E vado a seminare questo terreno. Credo che non ho mai seminato con questo trattore. Cominciamo da adesso. Ora voglio vedere trattori. Allora, mi interessa comprare questo trattore qui. Ora, se io mi vendo questo, perfetto, ho i soldi per comprare questo trattore. Perfetto. Già l'ho avuto, poi l'ho venduto. E forse ho fatto una mezza cazzata perché comunque cioè con altri con soli 20.000 euro, anzi con 10.000 euro potevo comprarmi il Lamborghini che ha più cavalli, ma comunque va bene anche questo come trattore, è buono. Eccoci qua, guardate che bello. Io non so cosa potrei fare. Allora, intanto in questo episodio di sicuro, anzi quasi sicuramente raccoglieremo qua. Vabbè, appena vedo cosa posso fare, ci vediamo. Intanto faccio il pieno a questo furgoncino, poi vado a fare il pieno di merda. Eccoci qua. Ok, abbiamo proprio il pieno. Con questo dovremmo riuscire a concimare un bel po' di campi. In più ho notato che qui è quasi pronto per il raccolto. Allora io direi che qua io potrei seminarlo a colza. Che credo che tempo che cresce il tutto dovrebbe, cioè il tempo che cresce anche il grano
essere cresciuta anche, cioè il tempo che raccolgo il grano dovrebbe essere cresciuta anche la colza. Quindi iniziamo la semina. Qua è quasi pronto. Anzi, con pochi soldi, quasi quasi semino io e ce l'ho dopo. Intanto qui ha finito di seminare e lo porto, quindi questo lo riporto in fattoria. Intanto mentre aspetto che finisce, cioè che il raccolto sia pronto, il raccolto di grano nel campo grande, inizierei a concimare con questa concimatrice. È la prima volta che la uso. Però non è la prima. No, che cavolo faccio? Mi sto confondendo. Non, è la prima volta che la uso, ma non è la prima volta che uso una concimatrice a letame, perché prima che aprissi, diciamo, il canale, usavo una concimatrice a letame che però ho venduto, perché comunque non ne avevo così tanto da poter proprio concimare, perché comunque dovevo fare le balle di fieno, delle lemucche. Non sapevo neanche quale fosse il carro da carico che dovevo usare per le balle. Difatti io col trattore, sapete che facevo praticamente? Spingevo le balle fino al punto, diciamo, di consegna. E in questo modo, praticamente, davo alle mucche il fieno che io pensavo che mi dessero il latte. Invece poi ho scoperto che per il latte ci vogliono le balle d'erba. Ok, ho finito di concimare. Teoricamente adesso forse dovrebbe essere pronto il grano. Ok, è tutto pronto per la raccolta del grano. Ok, cominciamo a raccogliere. Adesso il problema sarà raccogliere tutto sto fieno, saranno un sacco di balle. Ho preso la macchina perché fa le balle e praticamente adesso raccolgo tutto sto fieno. Dicevo, c'è troppo rumore per questo, ho fermato la registrazione. Dicevo comunque, faccio le balle per avere anche il letame che è così. Un altro po' di concime che forse il letame fa crescere ancora più in fretta le varie coltivazioni rispetto al liquame. Comunque la trebbia dopo appena 2 file e mezzo è al 90%. Vabbè, qua lavoro io, poi raccolgo tutto per conto mio, raccolgo le balle, lo faccio off camera. Scarichiamo la trebbia. E stiamo dietro la trebbia. Ok, trebbia di nuovo piena. E di questo sono molto contento, ovviamente, perché comunque significa avere tantissimo grano. La trebbia è di nuovo piena, ma il camion non lo sarà mai. Che questo contiene un sacco, ma un sacco di roba, questo camion. Non sono mai riuscito a riempirlo al 100%. Nel frattempo io riprendo a fare le balle. Ciao, compà. Guardate, la spingo. La faccio andare più veloce. No, scherzo. Mi rallenta, anzi. Ma io che non le sto dietro perché sennò la. Meglio che non la spingo perché sennò sbaglio e mi lascia dei fili di grano. Ok, qui abbiamo finito. Ok, salva progressi. Qua ci metto un operaio. E vado a scaricare la trebbia che è al 98%, quindi cioè 3 volte la riempio la trebbia con sto campo. Ora vado a scaricare. Attenzione. L'amico Fritz ha bisogno di mais. E tra l'altro credo che sia al porto, quindi è molto vicino. Andiamo a vendere tutto il nostro mais. Carichiamo.
Ok, sono circa 42 tonnellate di mais e le andiamo a vendere per un pre al prezzo di 4.320 euro per tonnellata. Eccoci qua al porto. Vendiamo. E ci siamo fatti 180.000 euro. Comunque, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare mi piace se questo video vi è piaciuto. Iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E di commentare qua sotto scrivendovi qualsiasi cosa. Ciao ciao!